Buona giornata a tutte e a tutti. Ciao da Mauro, questo è l'Almanacco, questo è l'oroscopo. Oggi è San Tommaso. Per i compleanni abbiamo un personaggio televisivo, la showgirl Francesca Cipriani, è nata il 3 luglio del 1984, ma poi abbiamo lui soprattutto, l'attore Tom Cruise, 3 luglio 1962. La frase ci accompagna direttamente ai 12 segni di oggi. Se sei triste e vorresti morire, pensa a chi sa di morire e vorrebbe vivere. È una frase di Jim Morrison. Ariete, potrebbero dover essere compiuti ulteriori studi o aggiornamenti su un programma di lavoro o di studio che riguarda voi, ma anche tutto lo staff che vi circonda. Insieme ci si diverte di più, penserete, ma presto vi dovrete accorgere che l'impegno richiesto è veramente notevole. L'attrazione erotica è qualcosa che questa sera potrebbe sconvolgere ogni altro vostro piano. Toro, si sciolgono i nodi di una situazione che vi aveva dato del filo da torcere. E anche perché avete avuto modo di riflettere a lungo e di chiarire soprattutto a voi stessi che probabilmente il vostro modo di agire era stato eccessivamente aggressivo, anche se leale. Saranno tante le manifestazioni di affetto che questa sera vi giungeranno da tutte le parti. Gemelli, evitate atteggiamenti aggressivi. Anche se siete convinti che le vostre ragioni siano assolutamente valide, non potete pretendere che gli altri accettino tranquillamente il vostro tono così arrogante e presuntuoso. Di voi spesso si dice che siete dei cerebrali e che usate prima il pensiero e poi l'azione, ma questa sera userete altri mezzi. Cancro, meglio non aspettarsi nulla da quella situazione e questo sarà l'unico mezzo per non sentirvi delusi quando vi accorgerete che qualcosa non ha preso il corso che a voi sarebbe piaciuto. Una serata molto romantica è quella che vi attende. Leone, il clima della giornata sarà particolarmente adatto ad organizzare un breve viaggio. Sia che dobbiate studiare, sia che dobbiate mettere a punto l'organizzazione di un lavoro, vi sentirete soprattutto portati all'evasione, sia in senso fisico che mentale. Vergine, il vostro astro guida dell'anno vi continua a regalare momenti decisamente fortunati, anche se a volte non riuscite a riconoscerli. Oggi potrebbe arrivarvi una risposta positiva che, se anche non vi cambierà la vita, vi darà motivo di gioia. Una semplice rivincita del tutto inaspettata su un concorrente in amore vi farà gustare il sapore della vostra attesa. Bilancia. La giornata si apre all'insegna di un litigio e sarà inutile ricercare da che parte sta la colpa o chi ha iniziato. Lasciate perdere e non parlatene più con nessuno, nemmeno con voi stessi. Stasera indossate qualcosa di rosso o fatelo indossare dal vostro partner. Avete bisogno di stimoli anche visivi per tirarvi un po' su di giri. Scorpione, poche cose riusciranno a rendervi sereni. Forse la constatazione di sentirvi fisicamente forti oppure la vostra capacità di superare gli ostacoli con grinta. Ma al di là di queste vostre riflessioni, vi sembrerà di trascorrere ore estremamente prive di colore, noia e rischio di depressione. Sagittario, è inutile temere in continuazione quell'interrogazione o quel colloquio con il grande capo. Toglietevi ogni preoccupazione e ansia ed affrontatelo serenamente. Saprete essere molto chiari e soprattutto così convincenti che non vi verranno fatte nemmeno troppe domande. Capricorno, un po' testardi, è risaputo, lo siete sempre, ma avete già capito che insistere su quella vostra idea vi potrebbe portare almeno per ora incontro ad una delusione e così saggiamente metterete da parte questo desiderio in attesa di poterlo realizzare, magari modificandolo un po' in futuro. Acquario, la giornata vi concederà un po' di tregua per riflettere e ricaricarvi. Fate attenzione che potrebbe passarvi sotto il naso un buonissimo affare, ma è probabile che, strani come vi sentite, non ve ne accorgiate nemmeno, o comunque farete di tutto per ignorarlo. Pesci, grossa fatica questa mattina per farvi saltar fuori dal letto. Il bisogno di riposare che avvertite nasconde il rifiuto di dover affrontare una nuova giornata. Stasera vi sembrerà che tutti siano indaffarati a far progetti, mentre voi non ne avete nemmeno uno. Smettetela di piangervi addosso.